Come spiega la sua quasi improvvisa notorietà, dovuta soprattutto al pasticciaccio, rispetto alla lentezza e alla reticenza del suo destino letterario? La critica si era veramente interessata fin dall'inizio del mio lavoro, vero? Ma soltanto più tardi è stato possibile portare questo lavoro a conoscenza di un più vasto pubblico, e in ciò credo che devo la mia improvvisa notorietà, vero, al lavoro e alla generosità degli editori che si sono occupati di stampare i miei libri. È uscita in questi giorni La cognizione del dolore. Vuole dire qualcosa sul significato del libro? Perché La cognizione del dolore? Il titolo La cognizione del dolore è da interpretare alla lettera. Cognizione è anche il procedimento conoscitivo, il graduale avvicinamento a una determinata nozione. Questo procedimento può essere lento, penoso, amaro, può comportare il passaggio attraverso esperienze strazianti della realtà. La morte di un giovane fratello caduto in guerra può distruggere la nostra vita. Si ricordino i versi disperati di Catullo. Moralmente il titolo è troppo lontano da ogni forma di gioia e di illusione che mi possa valere il consenso di chi deve pur vivere. Di ciò chiedo perdono a coloro che vivono e che ancora vivranno. Si sente responsabile dei vari esperimenti linguistici che da qualche anno imperversano nella narrativa italiana? Non sono ovviamente responsabile delle azioni e dei fatti voluti da altri. Perché i suoi diari di guerra sono firmati di tanto in tanto Carlo Emilio Gadda, duca di Sant'Aquila? Un gioco, o meglio un sogno fanciullesco. Ducato e contea erano due ciliegi eretti nel vento, strapazzati dalle crude raffiche del tramontano. Il diario fu pubblicato tel quel, senza darmi la possibilità di rivedere, di correggere lo scritto. Nessun mistero al riguardo. Le sarebbe piaciuto essere duca? A parole, nel vanilocchio giovanile, nella stoltezza di un sogno meramente verbale. In realtà, dopo avere acquisito e meditato, insomma, una certa esperienza della vita, vero, ho visto l'impossibilità di poter rallegrarmi di una situazione del genere. Per esempio potrebbe offrire qualche vantaggio, non so, ricevere un sovrano in incognito. Il ricevere un sovrano in incognito sarebbe stato per me una scocciatura delle più formidabili, insomma. Nel volume degli accoppiamenti giudiziosi, dove sono documentate le soste ambientali e linguistiche di un cammino narrativo di oltre 30 anni, vi sono alcuni racconti di ambiente fiorentino. Potrebbe dirci qualcosa di questa esperienza? Il volume dei racconti è realmente una sequenza di stazioni che testimoniano i vari passaggi di un'anima attraverso l'esperienza non sempre lieta del mondo. Non credo nel progresso di un'anima, se non in misura strettamente cognitiva. Nei miei racconti non si deve cercare un progresso tematico, se non qualche approfondimento di scrittura. Anche il linguaggio è una eco delle varie stazioni, delle varie soste. E sui racconti di ambiente fiorentino? Ce n'è qualcuno anche del contado? A questo riguardo, Contini ha scritto, con lo spirito e l'ironia che gli sono proprio, di un pianerottolo fiorentino sul quale avrei inutilmente sostato. Egli esclude che i brevi racconti fiorentini del volume arrivino a rifare la parlata di chi vive e parla a Firenze. Gli sono grato della elegante negazione del giudizio limitativo che risponde a realtà. Nelle varie ere in cui le è accaduto di vivere, ce n'è almeno una che ricorda con una certa nostalgia? L'età adolescente è ricordata sempre con qualche nostalgia. Nel mio caso, tale nostalgia si colora di tonalità romantico-poesistiche, profonde e determinanti il carattere. Il paesaggio e le sue alberature mi hanno affascinato, mentre gli umani mi hanno ispirato tutt'al più simpatia e affetto. Ha mai sognato lo stato ideale perfetto in cui vivere dopo aver contribuito a crearlo? Ho pensato e sperato di poter scrivere e pubblicare la mia utopia, ma il tempo si è dissolto senza neppure poter tentare il lavoro. L'utopia aveva già un titolo, Viaggio siderale di XY, quasi un presagio delle attuali favole interplanetarie. Venivo officiato dai marziani a mettere in piedi lo stato utopico. Uno dei suoi autori prediletti è Manzoni. Vorrebbe accennare a qualche motivo della sua ammirazione?
Il motivo precipuo della mia ammirazione per il Manzoni è da ricercare nella profonda e assoluto spirito di realtà con cui lui ha ritratto i caratteri, specialmente i caratteri degli umili. C'è un personaggio che le è particolarmente caro? Tra gli umili, certamente io sento una simpatia per il personaggio di Don Abbondio, il quale non ha altro torto di fronte alla morale illustre, se non quello di avere ceduto alla violenza e al terrore di questa violenza.